Ragazzi, buongiorno e bentornati. Abbiamo parlato un sacco di volte del metodo EMOM, ve ne ho proposte tantissime versioni, ma questa non ve ne avevo ancora proposta. Una versione dell'EMOM decisamente interessante, un po' diversa dal solito e anche molto più dura e sfidante. Quindi nel video di oggi parliamo un po' del metodo o dell'approccio all'EMOM Death by, morte da EMOM. Cerchiamo di sopravvivere, ma come sempre, dopo la sigla. Perché Death by Emon? Morte da Emon, cosa ci causerà la morte seguendo questo metodo? Il fatto che dobbiamo andare fino alla morte. Non è altro che un ladder, quindi un aumento di ripetizioni di minuto in minuto. Quindi noi impostiamo il nostro cronometro, come sempre, un minuto. Impostiamo un app Tabata, magari che funziona anche meglio. Impostiamo un determinato lasso di tempo e noi ogni minuto, facciamo una ripetizione in più dell'esercizio che scegliamo o degli esercizi che scegliamo. Quindi minuto 1, che so, una ripetizione, il resto del minuto recupero. Minuto 2, due ripetizioni, il resto del minuto recupero. E così via. Quindi cosa succede facendo questo metodo? Succede che recuperiamo sempre di meno mentre facciamo sempre più ripetizioni, quindi abbiamo un intrecciarsi di cose che aumentano la nostra fatica, da un lato quindi il fare sempre più ripetizioni, dall'altro con sempre meno recupero. A differenza del ladder, quindi abbiamo un recupero che diventa sempre inferiore. Sembra una cosa da niente, però un conto recuperare che so 50 secondi, un conto 45, 40, quindi mano a mano che andiamo avanti diventa sempre più complicato. Possiamo affrontare questo allenamento in diversi modi. Opzione 1, scegliamo un esercizio e lo tiriamo avanti finché riusciamo. Quindi senza limiti di tempo. Possiamo scegliere anche due esercizi, tre, insomma, nel minuto facciamo, che so, una dip, una trazione, due dip, due trazioni, tre dip, finché riusciamo a portare avanti la serie. Quindi approccio puramente classico. Un'altra versione che posso proporvi è forse la più, quella che mi piace di più, perché continuiamo a fissare un lasso di tempo, quindi impostiamo ad esempio 20 minuti. Questo approccio lo uso con i muscle up. Faccio 20 minuti e come li svolgo? Quindi un minuto, una ripetizione. Secondo minuto, due ripetizioni e così via. Arrivo a un punto in cui ovviamente mi fermo, di solito intorno ai 6, quando va bene. Mancano ancora 14 minuti. Come si fa? Beh, si riparte da 1. E quindi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Poi 1, 2, 3, 1, 2, 3, cioè si continua a ripartire da 1 ogni volta che si arriva al limite fino al tempo che abbiamo stabilito. Vi consiglio di avere almeno 10 ripetizioni prima di approcciarlo perché altrimenti diventa un po' troppo breve, però su una decina di ripetizioni di trazioni, 8, 10, diventa già gestibile se lo approcciate magari nell'ultimo modo che vi ho detto, quindi che so fate una trazione, 2, 3, 4, stop, 1, 2, 3, cioè ripartendo da 1. Però è interessante e rende il classico EMOM un pochino più sfidante e un pochino più interessante perché, ad esempio, come facevo io quest'inverno, 40 minuti di dip possono essere un pochino snervanti, mentre giocando sulle ripetizioni diventa più interessante. Poi non è neanche obbligatorio andare di 1, 2, 3, se in un esercizio siete abbastanza forti. Potete farlo ad esempio a multipli di qualcosa, che so, nello squat potete farlo a multipli di 5, nelle dip a multipli di 2, di 3, così anche nei piegamenti. Insomma, ci sono tanti modi, trovate un po' il modo che vi piace, sperimentate, come sempre vi invito a sperimentare. L'importante è sopravvivere, visto il nome del metodo. Se avete delle domande, come sempre, lasciatemi pure un commento e altrimenti noi ci vediamo al prossimo video.